Io giuro che loro, quando io ero qui, che cancellavo un po' di foto per farvi il video, erano tranquillissimi come adesso, vabbè. Credo che questo video durerà pochissimo. Dicevo, ho preso questo stupendissimo, stupenderrimo, fantasmagorico abito che però mi sono accorta che è un pochino rovinato, ma mi sono accorta un po' tardi, se no vabbè, l'avrei preso forse anche lo stesso, di questo bellissimo color rosa. Questo è un abito, secondo me, che va anche bene per una cerimonia. Cioè, guardate che meraviglia. È in raso, raso seta. Si stringe così in vita, è molto anni 50 perché la gonna, vedete, è proprio anni 50. Uno champagne rosato. È un champagne, è di un colore champagne rosé. Guardate che meraviglia, ha un taglio meraviglioso. E questo praticamente resta stretto in vita, poi si allarga tutta la gonna. Non riesco neanche a farvelo vedere, anni 50, è stupendo. Però ha una righetta, che per carità non è nulla di esagerato, però ho detto a mia zia, dobbiamo stare attenti. Vabbè, questi sono a 3 euro, non è tanto 3 euro perché sono bellissimi, però cioè, va bene, non è successo niente, cercherò di sistemarla in qualche modo se lo voglio indossare. Questo qua sarebbe bello anche per il matrimonio della mia amica a maggio, perché è un bellissimo abito da cerimonia. Questo invece è un abito taglia 42 della marca Hennes, Hennes, non so come si pronunci, Hennes, vabbè, Hennes, scritto così. Anche questo è color bronzo, ha dentro le stecchettine, tipo le stecche, non so, dei corsetti, e poi viene giù lungo. Guardate che bello. Cioè, vederlo così sembra un telo. Sembra un telo di plastica, però vi assicuro che indossato, secondo me è molto bello. Mi fa ridere farveli vedere così perché dico vabbè. Questo invece è in stile molto Marilyn Monroe. Il problema è che anche questo è rotto, cioè non è che è rotto, cioè su un, sì, è proprio un po' rotto sul davanti, cioè che poi sarebbe al dietro. Devo trovare un modo o metterlo con sotto qualcosa. Comunque fa molto Marilyn questo abitino qui. È meno lussuoso degli altri, diciamo, però è molto carino, fatto così in stile proprio Marilyn Monroe. Vedete? Così il tessuto. È così, molto bello. Però dietro ha su una righina. Ah, eccola qua lo strappettino della gonna. Guardate. Anzi, voi che siete brave, 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 consigliatemi un modo per sistemarlo in qualche modo, portarlo magari dalla sarta. Allora, arriviamo a questo qua che mi serve un attimo per prendere, fare un respiro. Matrimonio Gypsy, cioè perfetto per un matrimonio Gypsy questo. Anche il mio matrimonio Gypsy, se mai avessi un matrimonio Gypsy. Devo farvi vedere questo vestito, ma non vi spaventate. In realtà gli, cioè, manca la cerniera, però è talmente bello, talmente folle, che io per 3 euro ho detto anche solo per, cioè, prendo come colazione. O devo fare una festa, farò una festa io, darò un ballo, non lo so. Lo posso utilizzare. Che abbaiate. Cioè, è da finire ovviamente, guardate. Il corpetto è così. Tutto così, sborruccicoso. Guardate. È bello, è come abito, un abito da cerimonia. Poi viene giù così, c'ha tutte le paillette sotto, con le, oltre ad avere le paillette, ha pure le gemme preziose. E poi, basta! Guardate, fondo, ha tutto un mega 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 strascico. Fino a qui, cioè è proprio un vestito da, non lo so, da serata. Cioè se mi invitassero, se il baule della Veronica diventa famoso e mi invitano, come si dice, sul tappeto rosso. Potrei mettere un abito del genere. Tra l'altro, si abbina anche con gli orecchini. 3 euro. Cioè, dietro gli manca la cerniera. Però, una volta che gli metti la cerniera, cioè, io proverò per fare delle, anche solo per fare delle foto in un posto super figo. Cioè, è stupendo. Poi ha lo strascico che è tipo. Vieni qua, Romy. Vieni, dai. Ha lo strascico che è tipo stupendo. Cioè, lungo, lungo, lungo. Quindi, boh, si sa mai che diventerò un personaggio famoso. E quindi avrò bisogno di questi abiti da sera e mi sto portando avanti. Chissà, si sa mai nella vita, no? Oppure diventerò una imprenditrice famosissima con il mondo dell'usato, cioè mai dire mai. Poi ho preso questo abitino qua invece, questo è più utilizzabile, senz'altro, in bellissimo velluto color, questo arancio mattone, bellissimo, che ha pure lo scollo così tipo a cuore, e questo me lo sono già visto addosso, cioè nel senso molto sciallo. L'unica cosa è un po' cortino. Non so neanche se ci starò dentro in realtà. Però sì, secondo me è bello. C'è anche la zip in vista. È un abito molto particolare. Un po' da baule, diciamo. C'è anche gli stivali di questo colore. Però il baule, secondo me, è un abito del genere. Se lo mette. Poi, visto che ho ancora memoria, che non mi sta abbandonando, volevo iniziare a farvi vedere cosa ho preso al mercato venerdì quando siamo andate io e la Mary e abbiamo vloggato. Stickers. In un banchetto di cinesi. Stickers a fenicotteri che adorerete. Invidierete tantissimo la mia persona per aver comprato queste meraviglie. Gli sticker sono 1,50 euro. Non so ancora dove li metterò. Probabilmente li potrei applicare anche nell'armadio. Adesso valuterò.
devo aspettare che mia zia mi sistemi un po' la casa e le stanze degli orrori e poi valuto. Poi ho preso per la modica cifra di 2 euro questo cassettino, diciamo, per metterci un po' le cose, tipo orecchini, eccetera, da tenere come svuota tasche, anche se io svuoto con gli orecchini e gli anelli. Era carino per 2 euro, ci sono anche le farfalline. Poi, questo l'ho provato stamattina perché ho detto lo voglio provare con questo vestito. Ora, non che io abbia bisogno di chissà cosa perché non ho una panza che... cioè, però ogni tanto segna le cicce. Questa l'ho presa perché volevo ridere.